Uno dei titoli più attesi del 2016 uscirà nelle sale il 7 aprile, Veloce come il vento, il nuovo film di Matteo Rovere con protagonisti uno straordinario Stefano Accorsi e l'emergente Matilda De Angelis. Noi di Screen Week li abbiamo incontrati per voi, sentite cosa ci hanno detto. Com'è debuttare al cinema con un ruolo come quello di Giulia? Come ti sei preparata? È stato per me molto bello debuttare al cinema con un personaggio, insomma, che mi è stato subito vicino e mi sta tuttora molto a cuore, con cui ho empatizzato molto e che ho sentito molto anche vicino alla mia persona. È un personaggio sicuramente femminile molto tosto e molto forte. E al di là di tutto io l'ho veramente vissuta intensamente questa cosa e la prima volta è sempre la prima volta, credo. Non si scorda mai. Sì. Stefano, invece tu, Loris ti ha portato, insomma, a trasformarti fisicamente, mi sembra 11 kg hai dovuto perdere, sì. Però di sicuro ti ha portato anche a ricongiungerti un po' con le tue origini. Quindi com'è stato interpretarlo? Ci abbiamo visto diversi ruoli in questo. Ma guarda, Loris è stato un incontro fortunato, cioè per un attore incontrare un personaggio così è una rarità. In più, quando Matteo ha deciso che la lingua che si dovesse parlare fosse l'emiliano, romagnolo nello specifico, la lingua dei motori, come l'ha definita lui, cioè per me è come se si fosse chiuso un cerchio anche rispetto a questo personaggio, cioè non solo una grande sfida interpretativa, però nella mia terra, legata al mondo dei motori, cioè tutte cose che nelle quali le mie radici sono piantate, quindi mi sono reso conto che mi era mancato tanto non recitare nella mia lingua. Era tanto tempo, era da Radio Freccia che non recitavo nella mia terra, nella mia lingua, e mi rendo conto che tiri fuori delle cose che probabilmente solo in quel modo puoi tirar fuori. Perché uno si abitua, insomma, a togliersi il dialetto quando in realtà ti viene data possibilità, esprimi tutto. Sì, però guarda, è stato un percorso anche ritrovarlo, cioè non è stato così scontato. Dopo è riuscito prepotentemente, però all'inizio quasi mi sono preoccupato. E come pensate che verrà accolto un film di genere come questo, insomma, in un paese dove la commedia è così pregnante? Ma proprio per il fatto che la forza di questo film è appunto questa commistione, questa unione, tra il film di genere e comunque una storia familiare, secondo me è molto dolce e anche molto è raccontata molto dolcemente, perché è una famiglia che alla fine si ritrova e si ricongiunge in questo equilibrio molto particolare, instabile, è una famiglia un po' scoppiata, no? E quindi da una parte, secondo me, quelli che sono gli addetti al mestiere, agli addetti ai lavori, quindi insomma vivono il mondo delle macchine da corsa, noteranno e spero che noteranno l'accuratezza con cui è stato girato questo film. Tecnicamente, come dice Stefano, tutte le curve che sono raccontate sono reali, cioè è stato veramente un lavoro molto di precisione e di studio del settore. E dall'altra parte anche chi invece magari è meno affezionato al mondo delle auto può ritrovare anche la bellezza di questa storia familiare. Possiamo dire che fa parte, insomma, di quella corrente cinematografica italiana che sta cambiando? Sicuramente ultimamente ci sono stati degli esempi, sì, poi guarda, io ne metterei altri, cioè sono elementi presenti da tanto nel nostro cinema, penso a Matteo Garrone, penso a Sorrentino, ma per fare gli esempi più eclatanti, poi negli ultimi appunto, anche Perfetti Sconosciuti, una commedia fino a un certo punto, cioè secondo me questo è un paese in cui sì, ci si fa tanta commedia e la commedia comunque fa parte della nostra cultura, ma è un pubblico che va al cinema a vedere tante cose diverse. Basti pensare agli incassi dell'ultimo periodo. Chiaro, Quo Vado è chiaramente una commedia, però se pensi anche invece a The Revenant piuttosto che al film, quello sul caso Spotlight, cioè ci sono tanti film diversi che il pubblico italiano ha voglia di vedere. Secondo me un film così è un film molto atipico nel nostro panorama, ma direi in generale nel panorama europeo. Però quello che diceva Matilde è vero, cioè è un film che ti dà una struttura forte di genere, ma dei personaggi d'autore molto emozionanti. Quindi è un buon film, secondo me è un bel film. Quindi chi andrà a vederlo uscirà felice dalla sala. Guarda che disperati veri, si è rimasti in pochi.